Parliamo dell'intersezione tra via Sparano e via Principe Amedeo, era la prima intersezione che avevamo anticipato, avremmo completato non solo con le alberature, con gli arbusti, ma anche con le sedute, con le panchine tanto richieste, con gli schienali. Le abbiamo montate nella giornata di ieri, oggi stiamo rimuovendo le recinzioni e quindi il primo angolo verde di via Sparano, la prima intersezione verde modificata recependo proprio le indicazioni che c'erano giunte da residenti, cittadini, da fruitori di questa strada, sarà disponibile, fruibile e visibile da parte di tutti. Ci sono 8 alberature, in totale ce ne saranno 38 sull'intera via Sparano, ci sono diverse panchine con schienale, ci sono 8 cestoni per la raccolta dei rifiuti, delle carte, in modo tale da poter avere anche una buona, diciamo, capacità di accoglienza di questi rifiuti. Insomma, via Sparano comincia a prendere forma in tutti i suoi dettagli, anche in quei dettagli che erano apparentemente secondari, le intersezioni che stanno acquisendo una dignità e una identità tutta loro. Ricordo che le intersezioni si caratterizzeranno anche per il fatto di avere ognuna un'essenza arborea diversa, quindi in base al tipo di albero presente capiremo anche in quale incrocio ci troviamo. Signore, vi piacciono? Parla di queste, bellissime, sì, molto belle. Sicuramente finalmente incontrano il compiacimento di chi passeggia, perché sono confortevoli, sono eleganti. Diciamo che dopo tanta critica probabilmente qualcuno sta cambiando idea. Sì, è vero. E quindi diciamo che l'obiettivo è stato raggiunto. Vi piace questo salottino? Quantità di persone sedute qua, comodissimo, è bellissimo. A me piace. Le critiche ci saranno sempre, come al solito. Prima ero contraria. No, sono contentissima, mi piace moltissimo. Grazie. Signora, le piacciono queste panchine? Moltissimo, signora. Sono veramente raffinate. Di uno chic indescrivibile. Sta comoda? Un po' meno, non arrivano i miei piedi a terra. Perché però c'è lo schienale. Certo, quello è la prima cosa che ho osservato da ieri ed è una meraviglia. Gli altri non mi posso sedere perché mi fa male la spalla. Quindi promosse, insomma. Promosse, sì. Questi qua, eccellenti. Le persone un po' più avanti con l'età chiedevano le panchine con le spalliere, il progetto di via Sparano non le prevedeva, siccome agli angoli abbiamo esteso la riqualificazione di via Sparano anche sulle intersezioni, abbiamo aumentato il numero delle piantumazioni, che era un'altra richiesta, ci sono gli alberi, ci sono le piante della macchia mediterranea, ci sono le nuove fioriere, e abbiamo avuto la possibilità di installare delle panchine con le spalliere in modo da dare a tutti la possibilità di potersi sedere anche qui in questa zona d'ombra. Era una richiesta che era arrivata dai comitati, dai cittadini quando abbiamo discusso del progetto di via Sparano, e abbiamo mantenuto l'impegno che avevamo preso.